Cirano, a nome dell'Associazione Itineranti e della Libreria Cirano, che organizzano l'appuntamento di stamattina. Un appuntamento che è inserito all'interno della rassegna dall'altra parte del mare, un festival letterario che da un paio d'anni collabora anche con le scuole cittadine per organizzare incontri di promozione della lettura. E oggi siete qua ospiti, ragazzi delle scuole medie di via 20 Settembre e del liceo Manno, per l'incontro con Giovanni Impastato e il suo libro Oltre i 100 passi. Dall'altra parte del mare quest'anno ha iniziato un percorso di crescita, per cui abbiamo stravolto un pochino le proporzioni che dedicavamo ai libri tra i libri di narrativa e quelli di saggistica, e abbiamo sposato il programma dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha scelto 17 punti per una crescita del pianeta, della popolazione. E il titolo che abbiamo dato al festival quest'anno è I libri aiutano a trasformare il mondo, e la legalità e il rispetto delle leggi sono uno dei punti cardine attorno a cui ruota tutto questo. E vi rubo solo un secondo per ringraziare chi ha reso possibile questa cosa, e quindi la Fondazione Alghero, che ci ha supportato appieno insieme all'amministrazione comunale con la logistica, il teatro d'inverno che ci ha reso disponibile il teatro oggi, e soprattutto gli insegnanti e i ragazzi delle scuole medie e superiori che hanno lavorato sul libro e che oggi ci guideranno nella conversazione. È un percorso, insomma, che ci onora della presenza di un testimone così importante di una parte della nostra storia, Giovanni Impastato, e che verrà qua a testimoniare, insomma, rispetto a quello che è un discorso più ampio che noi a scuola stiamo facendo, legato ad un progetto che in qualche modo parte dall'idea di mafia per cercare di conoscere il fenomeno e capirlo, ma che si estende, appunto, come diceva anche lì, ad un concetto più alto e più nobile, quello di rendervi partecipi come cittadini un domani di quello che è un senso di responsabilità, di appartenenza ad una cittadinanza e di rispetto della nostra Costituzione. Per nostra scelta, avendo una parte di voi letto integralmente il libro, abbiamo preferito che questa giornata fosse, almeno in questa fase dedicata alle scuole, organizzata attraverso il lavoro degli stessi ragazzi. Quindi qui voi avete Marta e Flavia, che frequentano la seconda liceo classico, le quali cercheranno, insomma, con le loro domande di far raccontare al signor Impastato quello che lui riterrà opportuno, e vi invitiamo naturalmente a rendervi partecipi, quindi non solo loro saranno in realtà intervistatori, ma davanti a curiosità e domande sentite liberi di poter intervenire. Tenete presente che ci sono persone, quei ragazzi con la pettorina che hanno il microfono, quindi che potranno fornire di voce un po' più alta. E io chiuderei qua, vi ringrazierei ancora e vi inviterei a stare molto attenti, e poi cedere il microfono alle due intervistatrici della mattinata. Buona ascolto. Di un attentato della mafia, commissionato da Tano Badalamenti il 9 maggio del 1978. Il suo omicidio passò però in secondo piano, dal momento che nello stesso giorno fu rinvenuto anche il cadavere dell'onorevole Aldo Moro a Roma, ucciso dalle Brigate Rosse. Sin dal primo giorno della morte di Peppino, lui e la sua famiglia si impegnarono a portare avanti una denuncia, poiché l'omicidio non fu riconosciuto tale solamente fino a 22 anni dopo dal suo accaduto. A proposito di lei, volevamo appunto chiederle da che cosa nasce l'idea di girare per l'Italia presentando questo libro e quindi la storia di suo fratello. Bene, eppure io vi ringrazio, mi associo ai ringraziamenti di poco fa. Sono tante associazioni e scuole che io poi magari ci ho un frullato in testa e ricordo male. Bene, allora, io credo che oggi è importante andare in giro a parlare di Peppino, a trasmettere un po' il suo messaggio, e che non è soltanto un messaggio politico, di impegno civile,
di memoria, ma è soprattutto un messaggio educativo per le nuove generazioni. Oggi i giovani hanno bisogno tantissimo di questi messaggi, cioè, non è che noi li dobbiamo imboccare, così per dire, loro non hanno bisogno di essere imboccati, però raccontare queste storie credo che sia importante, perché l'esempio di Peppino è un esempio unico, che ha un grande valore umano, culturale, etico. Per il solo fatto ci sono tanti aspetti, ma uno più importante è il fatto che lui ha operato questa grande rottura che noi consideriamo storica, culturale, perché la sua rottura non avviene solo all'interno di un contesto, di una società, di un mondo dove lui lottava e si impegnava tantissimo, ma avviene all'interno di un altro mondo, che era la sua famiglia, che era una famiglia di origine mafiosa. Questa non è una cosa di poco conto. Poi tutte le lotte, il suo impegno che ha portato avanti in quegli anni, il fatto che aveva anticipato i tempi, e in alcune circostanze lui aveva ragione, perché guardate, gli esempi sono tanti, ve ne porto uno: quando Peppino gli chiudono il giornale, si impegna tantissimo, porta avanti le battaglie ecologiche. Guardate l'esempio, il messaggio. Siamo negli anni 60, qualcuno scambiava questa parola ecologia per una ricetta gastronomica, perché l'ecologia negli anni 60, ma lì si buttava tutto, i monumenti storici, a Palermo hanno distrutto tutte le ville liberte, la Conca d'Oro non esiste più, cioè tutta la cultura era quella, grattacieli, il sacco di Palermo, le mani sulla città, quel film di Francesco Rosi, perché Peppino invece no, andava controcorrente. Cioè lui portava avanti quelle grandi battaglie di civiltà e di democrazia. E vi riporto un episodio, ecco perché vale la pena raccontare questa storia. L'episodio è quando lui, cioè, va in giro per il paese assieme ai suoi amici, dopo che gli chiudono il giornale, per raccontare lo scempio del territorio, con le foto, con le didascalie, la gente che poi si rifiutava a leggere quelle didascalie, lui girava attorno, si poneva di fronte a loro: no, dovete leggere, perché ne vale il vostro futuro, ne vale la vostra salute. Cioè negli anni 60, ragazzi, si scherza poco, non è che se è l'altro ieri. E poi quando si affacciava il sindaco, le famose curve dell'autostrada, ricordate, no? Le curve che lui considerava in maniera molto ironica come una provvidenza divina, perché gli automobilisti non vanno a sbattere con le curve, no? Quale provvidenza divina? Le curve servivano a salvaguardare gli interessi dei mafiosi. E poi si affacciava il sindaco e lui lo richiamava all'attenzione: è vero, signor sindaco, è vero, signor sindaco. Allora, questa cosa mi ha emozionato tantissimo, cioè proprio in questi giorni, in questi mesi, quando quella ragazza di 16 anni, Greta Thunberg, che si piazza sotto il palazzo, ora ne ha 17, si piazza sotto il palazzo del potere svedese con il suo sciscione, con il suo cartello: sciopero scolastico per il clima. Ecco, guardate, queste cose che faceva, li faceva Peppino 50 anni fa, nel suo piccolo, dal basso, ancora non c'era questa predisposizione, questa sensibilità. Questa ragazza è riuscita a suscitare delle emozioni forti, fino al punto che è venuto fuori un grande movimento per il clima. Però questo movimento, se non viene politicizzato al massimo, non facciamo nulla. Politicizzato che significa? Cioè significa che deve camminare a pari passo con delle battaglie politiche, non di scelta partitica, come noi siamo abituati alle volgari campagne elettorali, sondaggi ogni quarto d'ora, tutte queste buffonate, quello che grida, i sovranisti, i fascisti, no. Cioè queste battaglie devono essere politicizzate al massimo e debbono camminare a pari passo con le battaglie contro il fascismo, contro il razzismo, contro il sovranismo,
contro lo squilibrio delle risorse, la globalizzazione che ha chiaramente distrutto tutto, che doveva risolvere i nostri problemi, ecco, non ha fatto nulla. Queste sono le battaglie di civiltà e di democrazia, quelle battaglie politiche. È inutile che oggi non si fa altro che diffondere la cultura dell'antipolitica. Non hanno capito nulla, però noi dobbiamo capire queste cose, perché l'antipolitica, il diniego delle idee e tutta una serie di cose in un momento diverso ci hanno portato al fascismo. Noi non ci possiamo permettere altri 20 anni di fascismo. Ci siamo permessi 20 anni, insomma, abbiamo vissuto 20 anni molto brutti in questo periodo. Un altro 20 anni di fascismo e di sovranismo non ce lo possiamo permettere per il bene di tutti. Brevemente al libro, tu hai fatto un accenno al libro, no? Sì. Bene, il libro nasce da una precisa esigenza, cioè di raccontare un periodo storico successivo all'uscita del film. Scusa se mi sono dilungato molto in questa domanda, però sarò più breve, questa era più impegnativa. Cioè quello che è avvenuto dopo il grande successo del film. Perché io vi devo dire una cosa, che il film I 100 passi ci ha dato questa grande possibilità di far conoscere la storia di Peppino in tutto il mondo. Su questo non c'è ombra di dubbio, io ogni tanto mi dovrei inginocchiare davanti al cinema, perché voglio dire, è successo questo. Però Peppino non è stato mai dimenticato fin dal primo giorno, dall'indomani, perché noi abbiamo portato avanti un lavoro di analisi, un lavoro di studio, di ricerca, di memoria, di denuncia, in più di 20 anni prima dell'uscita del film. Però a livello di comunicazione, a livello di far conoscere questa storia, a livello di raggiungere il grande pubblico, grande e numeroso, non intendo dire a livello di qualità, non siamo arrivati in più di 20 anni, 22, 23 anni, dove è arrivato il film nel giro di 48 ore. Questo sta a dimostrare una cosa importante, che il cinema è un grande mezzo di comunicazione che ha un impatto diretto che gli arriva prima. Però, c'è un però, abbiamo dovuto difendere, sembra paradossale un po' la cosa, abbiamo dovuto difendere la figura di Peppino pure dal film, che lo ha reso un eroe, lo ha mitizzato, un piccolo Che Guevara di italiano, hanno fatto di tutto. Allora, se tutto per caso rimaneva un impatto mediatico fino a se stesso, noi non riuscivamo a fare nulla. Non so se voi conoscete quella famosa canzone di Francesco Guccini, La locomotiva, una canzone lunghissima dove a un dato punto lui ripete per 3 volte consecutive quel ritornello: gli eroi sono sempre giovani e belli. E aveva ragione, perché voglio dire, Peppino è rimasto giovane, una bella figura, io sono invecchiato, però gli eroi spesse volte possono apparire irraggiungibili. Scatta quel meccanismo della leggenda, dell'eroe, del mito. Io non riuscirò mai a fare quello che ha fatto lui, io non avrò mai il suo coraggio. Queste cose mi sento ripetere giornalmente e questo diventa un pericolo, perché me ne sto a casa, mi godo questa icona e sono tranquillo, no? Cioè noi queste persone, non soltanto Peppino, ma tutti coloro che hanno versato un grosso tributo di sangue per cercare, per tentare di costruire un paese migliore, noi più che eroi li dobbiamo considerare punti di riferimento importanti, li dobbiamo toccare con mano, dobbiamo parlare con loro, loro ci devono accompagnare, perché noi abbiamo tantissimo bisogno di loro. Ecco perché nasce il libro. Dico, questa è una prima esigenza, poi ce ne sono tante altre esigenze per la situazione allegra, cioè, non, cioè in partenza non era affatto allegra, però un attimo soltanto. Noi abbiamo tirato quel poco di coraggio che avevamo dentro, ci siamo riusciti. Ti dico questo, è una situazione difficile per un semplice motivo, perché i nostri nemici non erano soltanto i mafiosi, ma erano le istituzioni. Qui si parla di legalità, parliamo, ne parliamo quando vogliamo.
però i nostri nemici erano lo Stato, le istituzioni, che cercavano di remare contro di noi, di far passare Peppino per terrorista, e noi dovevamo lottare per cercare di dare dignità a questa figura. Cioè, su due fronti. Allora, tu andavi a letto la sera, poi di domani ti alzavi e tutto quello che... tutto il vissuto era tutto guadagnato, perché non sapevi quello che poteva succedere da un momento all'altro, eh? Perché quando tu devi lottare su due fronti non è facile. E pensare una cosa, guardate, questa è una mancanza di etica e di sensibilità da parte delle istituzioni, che loro hanno avuto e si sono resi responsabili della crescita sia della mafia che di una cultura mafiosa. Perché quando quella donna, io faccio riferimento a mia madre, lei riceve, lei rifiuta la logica della vendetta personale, e non è firme questo, anche se l'avete visto rappresentato nel film Cento Passi. Guardate che questa è storia giudiziaria, pure tutto agli atti del processo, quando i mafiosi gli propongono la testa dell'assassino del figlio sul lato del centro, E guardi che qui noi dobbiamo dedicare Peppino, perché qui noi non, a loro non ce ne fregava nulla di Peppino, però loro dovevano recuperare prestigio. Io parlo della famiglia Impastato, che era una famiglia mafiosa, doveva recuperare prestigio all'interno dell'organizzazione mafiosa. E quando lei non riconosce il figlio dentro quella bara vuota, dice questo non è il mio figlio, sempre agli atti del processo, non il film, no? Poi se il film lo ha fatto un'altra cosa, lo ha rappresentato un'altra cosa. Il cugino americano gli chiede, Peppino sangue pazzo, era un ribelle, era un comunista, era quello che era, però era uno di noi. E mia madre dice, no, non era uno di voi. E io vendetta non ne voglio, voglio giustizia. E che succede? Si rivolge a quelli che gli dovevano dare giustizia e gli sbattono la porta in faccia. No, signora, lei si rassegni perché suo figlio è un terrorista. Ecco, guardate, riflettiamo su queste cose. Perché bisogna riflettere su queste cose, perché su queste cose pesano, cioè sulle nostre spalle. Quella donna si poteva affidare a... No, si affida allo Stato, lo Stato ti chiude la porta in faccia. Bene, però... è chiaro che noi non è che ci siamo rassegnati, abbiamo rischiato tantissimo su questo. Poi gli eventi si sono svolti in un certo modo, fino al punto che poi mia madre, ancora io ricordo quelle frasi, perché quando noi eravamo disperati, come tu accennavi poco fa, cioè il fatto, voglio dire, tu che quale parola ho usato? Ecco, le frustrazioni, la depressione, cioè c'era un po' di tutto, beh, e allora in quel caso bisognava reagire in un certo modo. E mia madre infatti diceva, ragazzi, andiamo avanti, perché vedete che verrà quel giorno che qualcuno ci darà ragione. E aveva ragione lei, scusatemi, perché quando poi la commissione antimafia nel tempo elabora quella relazione, per dire che la commissione antimafia è una commissione mista, Senato e Camera, che hanno poteri di indagini, poteri investigativi, non possono condannare, non possono processare, però hanno dei poteri investigativi enormi, e loro elaborano una relazione dopo uno studio profondo, dopo una nostra richiesta portata avanti dai compagni di Peppino, dal centro di Impastato soprattutto, ecco, si arriva a una conclusione che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un caso unico è rimasto, peccato che per altri casi questo non è avvenuto. Che cosa succede? Quella relazione viene approvata, dove si mettono in evidenza con nomi e cognomi, infatti il capitolo che avete letto è lo Stato col cappello in mano, nomi, cognomi, fatti e disfatti di tutto. Quando concludono la relazione viene approvata dal Parlamento, guardate, dai due rami del Parlamento l'approvano,
fatto importante, vengono a casa nostra, che ora è casa memoria, per consegnare questa relazione. Perché? Per chiedere scusa per tutto quello che era successo. C'è lo Stato col cappello in mano che non ti porta soldi, non ti porta un'onorificenza, ci siamo capiti, non ti porta chissà che cosa, ma ti porta la verità. Ti spiego? A questo punto io ho voluto creare un clima, non dico di tensione, ma quasi, perché io mi trovavo davanti alle istituzioni, cioè davanti a me c'era lo Stato, non è facile trovarti davanti alle istituzioni, non capita ogni giorno, ma in quel caso lì c'erano quelle persone che avevano fatto passare Peppino dal populista, non direttamente loro, ma quello che rappresentavano loro. Mi spiego, ragazzi, non so se sono stato chiaro. Allora, quando il suo presidente, che a suo tempo era Beppe Lumia, una commissione di studio molto profonda, cioè si presenta davanti alla porta di casa e mi dice: senti Giovanni, capisco che c'è il clima un pochettino, ma noi possiamo entrare, vogliamo consegnare questa relazione, se voi potete entrare, però vedete che siete a rischio, perché quella donna mi può buttare fuori di casa e ha tutte le ragioni per buttarmi fuori di casa, perché voi in questo momento siete lo Stato e gli avete consegnato un figlio terrorista. Non era vero, tutto questo me lo sono inventato io, però gli volevo far pesare alcune cose, anche se loro non c'entravano nulla, sono stati anche cose precedenti, però essendo lo Stato quello era, gli volevo far pesare alcune cose. Loro entrano, consegnano la relazione a mia madre, con un allotto parlamentare, un dossier. Mia madre non reagisce nel modo come io gli avevo fatto capire un po'. Mi ringrazia, le abbraccia e pronuncia queste frasi: mi avete fatto risuscitare mio figlio. Guardate, quello è stato un momento alto del film, quello è stato uno dei momenti più importanti della mia vita, cioè della nostra vita, perché lì c'era tutto: il riconoscimento, la conferma, la fatica di tanto lavoro, i rischi, tutto quello che tu avevi rischiato, messo la tua faccia, che tu ci avevi messo, quella è stata una cosa grande, grandissima, grandiosa, che noi lo ricorderemo sempre. E questo sta a dimostrare una cosa, ragazzi, perché io parlo di Gramsci, magari qualcuno dice ma quello è comunista, questo, quello, cioè magari sono un po' aggressivo dal punto di vista verbale, posso apparire aggressivo, però noi abbiamo un grande rispetto per le istituzioni. Ragazzi, non vi fate ingannare di quelle persone che magari al contrario sembrano degli angioletti, che vi dicono le cose in un certo modo, che ve li pongono in chissà in quale modo, e poi sono quelle persone che si mettono sotto la Costituzione e le istituzioni. Guardate che noi abbiamo un grandissimo rispetto per le istituzioni, lo abbiamo sempre avuto, però noi non abbiamo rispetto per quelle persone che non sono degne di rappresentare le istituzioni in questo paese. E in questo momento, ragazzi, ce ne sono tanti, tantissimi. State attenti al primo buffone di turno che alza la voce e chissà che cosa, e che vi dice che lui può risolvere tutto, lui o qualche altro. State attenti, perché la vita non è come spesse volte ve la raccontano, è completamente e totalmente diversa di come ve la vogliono far apparire.